quinto errore da evitare nel giardino è quello di non viverlo. Perché spendere per un giardino? Soltanto per avere un bel quadro da guardare dall'interno di casa o da far vedere ai vicini? È certo che il giardino, che non risponde a logiche utilitaristiche, deve essere bello o non ha ragion d'essere. Provare gratificazione ammirando il nostro giardino è sicuramente un'importante fonte di soddisfazione. Perfino considerare il giardino come elemento che comunichi agli altri il nostro status è più che legittimo, ma non può essere tutto qui. Investire sul nostro giardino sarà proficuo solo se esso cambierà in parte il nostro modo di vivere. Il giardino, se è ben progettato, deve portarci a trascorrere più tempo all'aperto, a recuperare il contatto con la natura e con i suoi ritmi. Se è grande, deve spingerci a passeggiare e a scoprire angoli nascosti e inaspettati. Se è piccolo, deve comunque contenere un angolo di cui prendersi cura, in cui mettere a dimora fioriture stagionali o piccoli frutti. Se possibile, il giardino deve includere un piccolo orto, in cui far crescere i nostri ortaggi e in cui trascorrere qualche ora insieme ai nostri cari, soprattutto lavorando con i nostri bambini. Se stiamo in giardino, se ci abbandoniamo al ritmo lento della natura, se torniamo a toccare la terra e le piante, impariamo di nuovo a sentire e a guardare con occhi nuovi. Ecco allora la quinta regola da seguire: vivere il giardino e animarlo con la nostra presenza. Solo così lo ameremo e diventerà veramente parte della nostra casa.